migliorarsi, punta a vincere, a preparare tutte le partite, partita dopo partita, senza stare a pensare ad altro. Insomma, se vinci tutte le partite da qui alla fine del campionato, qualcosa di buono ottieni. Quindi dobbiamo semplicemente pensare a questo, a preparare le partite settimana per settimana e cercare di vincerle tutte, di fare il meglio possibile. Ragazzi, cosa vi è mancato oggi? Ma penso che il Sassuolo abbia fatto un'ottima partita, abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, insomma, tutti chiusi dietro per poi ripartire. L'hanno fatto molto bene perché ci hanno messo spesso e volentieri in difficoltà, quindi penso che sia stato sicuramente un merito loro riuscire a pareggiare questa partita, perché non è mai facile venire a Roma a giocare e sicuramente noi dobbiamo migliorare in qualcosina, magari. Non lo so, semplicemente essere più determinati, ma tutti quanti, non semplicemente in zona gol, perché poi è facile dare la colpa agli attaccanti perché non si segna, ma non è così, parte tutto da dietro, parte tutto da tutti quanti. Quindi dobbiamo semplicemente rimetterci tranquilli a lavorare sul campo come abbiamo fatto inizio anno e preparare al meglio la prossima partita che contro l'Atalanta. Il problema di questa Roma è solo la determinazione che hai appena detto, anche cioè da cambiare qualcosa tatticamente. Ma no, non penso, insomma, questo poi è una cosa che noi giocatori non decidiamo, quindi non è una domanda a cui posso darti una risposta, perché noi ci mettiamo e giochiamo e cerchiamo di fare al meglio quello che ci viene chiesto, quindi è una domanda magari da fare a qualcun altro. Senti, tu conosci il fatto che mentre stavate giocando meglio avete subito il pareggio, nel primo tempo la Roma faceva un po' di fatica il suo gol, no? È servito per sbloccarlo, poi stavate giocando molto molto meglio, sembravate controllare la gara. Che cosa è successo? È episodico o c'è qualcosa, c'è una spiegazione che ti serve da questa? No, ma il calcio si sa che è fatto da episodi, insomma, magari quel gol, il colpo di testa di Missiroli non entra e la partita finisce 2-0, 3-0, questo non lo possiamo sapere, però sono d'accordo con te, il primo tempo abbiamo fatto un pochino più fatica perché loro erano molto bravi a ripartirci, il secondo tempo stava andando meglio, ma anche dal campo c'aveva la sensazione di poterla vincere, ma perché come ho già detto anche prima, avevamo veramente voglia di vincere questa partita. Si sentivano spogliatoi negli allenamenti, quindi insomma è andata così, ormai è passata e pensiamo alla prossima. Grazie.